Cilino. Sì, vengo da recentemente, sono rientrato dal Congo per uno di questi viaggi, quindi quelle storie, la storia di quella bambina, Zanzan, è una storia che non so se dire per fortuna o per sfortuna, io l'ho visto, nel senso che fa bene anche vederle queste cose e Sì, capirle. è vero. E lì non c'è l'acqua, Lì no? non c'è l'acqua. Noi abbiamo iniziato un progetto, spero importante, una bellissima idea, non mia, un'idea del mio socio Umberto. E abbiamo fatto una serie di riflessioni e siamo andati in Congo Brazzaville, per realizzare degli impianti che possono portare energia, acqua potabile a un villaggio di 1.000 persone, ma farlo da imprenditori più che da benefattori, senza nulla togliere la beneficenza. Noi stiamo cercando di investire in quei territori e di lavorare con l'Africa più che per l'Africa soltanto. Perché l'acqua si può trovare, cioè. L'acqua c'è. Partiamo forse da qualche dato, quello che poi ci ha convinto. 1.100.000.000 di persone nel mondo non hanno accesso all'energia elettrica. La metà, circa 600 milioni di persone, vive in Africa. E spesso vivono in paesi ricchissimi esportatori di idrocarburi. E già questo è una contraddizione enorme. In Congo, dove io sono stato, 65% della popolazione non ha accesso all'energia elettrica. In Mozambico 50% della popolazione non ha accesso all'energia elettrica. La metà, 300 milioni di persone, 300 milioni di persone sono 5 volte la popolazione italiana, non ha accesso all'acqua potabile, perché poi molto spesso le cose sono collegate, perché non si riesce con l'energia elettrica necessaria per alimentare una pompa che possa estrarre l'acqua da un pozzo, Portarla su, da certo. sollevarlo. Quindi voi che fate? Arrivate in un villaggio Noi, di, non so, di 1.000 anime, no? nell'anno, a quello che abbiamo deciso, abbiamo investito mezzo milione di euro per provare a dimostrare che si può dare dignità a 1.000 persone. Quindi scavate un Noi pozzo. abbiamo deciso di scavare 6 pozzi in quel caso, 3 da destinarli all'acqua potabile, perché hanno bisogno di bere, di sopravvivere, perché vedere un bambino a cui ho regalato una bottiglietta d'acqua gioire come oggi uno dei nostri figli. Gli viene regalato la PlayStation, non lo so, dell'ultima generazione, e poi non berla, ma conservarla, è una sensazione che ti fa capire che c'è qualcosa che in questo mondo non funziona.